importantissimo la vita nel centro fatta di segno, in testa con questa forza. Ecco, in questo caso l'ho presa un pelo grossa, però perché, dalla parte giusta. Perché purtroppo in questa posizione si ha sempre paura di andare, vero? Si ha sempre paura di andare, che se la lascia. Conferma il campione che abbiamo qui, che è la verità, meglio prenderla così che non prendere palla. Non aprire bocca, però, che non voglio che capiscano da casa di chi sto parlando. Ma comunque, allora, è importante capire questo. Ora, il conteggio sembra... chiaramente i numeri, cioè se uno non, bisogna pratichirsi un pochino con cioè, questi numeri. Allora senti, io prima di chiamare la pubblicità vorrei, allora facciamo un riassunto, prendiamo la palla, allora io adesso la posiziono così a caso, sì, e poi dico che questa qui è qui, via, bisogna andare a prendere questa palla, quindi facciamo... in questo caso vedi, ecco, questa qui non ci sarà mai. Ah no, perché vedi la palla, vabbè. La spostiamo. Capito? Perfetto. Spostata qui. Sì, non avevo fatto caso. Questo tipo. Giustamente questo gioco ha una regola fondamentale. Certo. Quando si vede la palla di prima bisogna tirare di prima. Quindi in questo caso. Allora, riepilogo. Facciamo riepilogo. Allora, creiamo questa linea immaginaria. Immaginaria. E in questo caso un'altra volta riesce. Allora facciamo una cosa, io voglio spostarla un po'. Ecco. Oh. Così almeno la spostiamo. Per non essere proprio. Prova sul 7. Sul 7. 7-7 mi sembra che vada bene questa linea. 7-7? Basta sull'esterno della palla. Perfetto, 7. Più 7, 4, 4 11. Diviso 2, 5,5. Allora, io posiziono il dito su 5. E io con la stecca miro il 5,5 e vedo che la stecca mi cade qui. Quindi meno... Una ripresa, ecco, la ripresa dall'alto, perfetto. Perfetto. Allora, siccome qui sarebbe stato 2,5, qui sarà 2. Fino l'avrei fatto, cioè in questo caso ci sarebbe... Certo, ci voleva un pallino qui, sì, perché sennò c'ho il tiro. Chiaro, ma è tanto per vedere, appunto, strada facendo abbiamo cambiato la numerazione, ma... Ecco, questa è venuta perfetta. Questa era proprio piena. Ho trovato anche la rimanenza proprio. E anche questa volta il nostro Michele aveva ragione. Perfetto. Allora, un attimo di pubblicità. Osservatela bene, mi raccomando. Ci vediamo dopo. Ora, io ho notato una cosa durante uno sport, e poi ne parleremo, perché giustamente hai detto biliardo nuovo e biliardo battuto. E a proposito di biliardo nuovo, se per caso, io mi rivolgo in questo caso ai proprietari, ai gestori di sale biliardo, avete, non so, da cambiare il pallo a un vostro biliardo o a più di uno, provate questo che stiamo usando, perché è il Simonis, è un panno straordinario, è vero, non lo puoi confermare. Simonis è sempre stato un panno straordinario, addirittura ora ha fatto questo nuovo modello, nuovissimo modello, che in tantissime sale non è ancora arrivato. Si chiama Rapidone ed è velocissimo, è veramente molto bello, preciso e... Bellissimo, cioè vedere anche la confezione che... Certo, ce l'abbiamo qui la confezione, quindi se per caso qualcuno, non so, avesse intenzione di cambiare un panno, beh, provatelo questo, è un consiglio che vi diamo, anche perché il campione che c'è qui l'ha confermato, un attimo fa ha detto sì, poi lo sentirete dalla sua viva voce, però... straordinario. Allora, abbiamo parlato di queste due sponde, quindi di queste palle a scendere. E la stessa posizione, esatto, di prima la vorrei cambiare leggermente, perché queste sono cose che capitano continuamente nel gioco del biliardo. Certo. Allora, la biglia battente è sempre qui, in questa zona. Perfetto. L'avversaria l'andremo a mettere più vicina ora alla sponda lunga. Quindi più vicina. Una posizione di questo tipo. Questa è una posizione classica che capiterà, cioè quando l'avversario ci mette in difficoltà, ci mette le biglie così. In questa posizione. Qual è la migliore resa? Perché una persona potrebbe tirare, un giocatore, scusa, potrebbe tirare ad accostarsi, potrebbe tirare piano per paura di... Un giocatore che si rispetti bravo, questa palla la gioca veloce, di due sponde come prima, però forte. In sicurezza. Allora, siccome abbiamo parlato prima di due palle e abbiamo... chiesto alle due palle di scendere con una media forza, in questo caso invece questa esecuzione dovrà essere veloce. Forte, maggiormente, quindi abbiamo bisogno di sicurezza, perché sbagliando la palla, la propria palla gira e quindi si andrebbe a bere, si dice in gergo, comunque a pagare dei punti di penalità. Poi guarda, questa posizione, sì,
e lui me lo può confermare, tantissimi giocatori, cioè dov'è il pericolo qui? Perché tanti la potrebbero tirare dalla parte opposta, dalla parte contraria, no? Sì. Dalla parte di là. Perché dalla parte di qua la paura è quella di prenderla interna e di venire con la nostra nel castello. Ecco, cioè, perché è importante un metodo? Perché la regola di questa palla è quella, che bisogna tirarla. Per forza di avere un metodo che non ce la fa prendere interna. Che ci garantisca di prenderla piena o dalla parte, dalla parte di là, come abbiamo già detto. Quindi non ci vuole per il paura, ci vuole un metodo che ci aiuti. Io spero ora di... cioè io uso, vi insegno quello che uso io, che è stato perfezionato e riperfezionato. Torna... Dimmi una cosa, te la volevo chiedere prima, ma ha funzionato il fatto che io abbia messo 6 alla porta? Non la, Questa sera il campione non lo sa perché non c'era le altre due puntate, questa ma siamo stati disturbati più volte, caro campione. Non si poteva. Questa puntata, sei sicuro che è la porta? E abbiamo detto qui non... ma sta funzionando tutto. Beh, anche questa l'abbiamo aggiustata, è strada facendo. Allora, prima di tirare, poi te mi rivai un'altra volta a aiutare dalla parte di là. Volevo una ripresa. Allora, riprendiamo nuovamente, esatto. Ai famosi disegni che faccio io. Sì. Eccolo, allora. In questo caso le biglie non sono disegnate, ma sarebbero qui. Una qui e una qui, va bene? Così. Sì. Quindi noi, io sono qui. Ora, su questa sponda lunga qui. La numerazione che andremo a considerare, cioè la sponda lunga dalla parte di là, avrà questa nominazione. Allora, il terzo diamante della sponda lunga, considerato sempre sul verde, perché quando... sentite. Davanti, quindi non il legno, ma davanti, dove noi vorremmo che la palla vada proprio a battere il punto. Terzo diamante è 10, da lì vanno a scalare di 2 in 2 fino all'angolo, quindi 10, 12, 14, 16, 18, 20. È sopra che si smezza, cioè l'8, anziché essere il secondo diamante, sarà nella metà tra il secondo e il terzo. Ora andiamo a fare un esempio, te pratico, pratico, certo. Col dito. In questo caso è chiaro che ci vuole bravura da casa, cioè un giocatore deve riuscire a capire dove far battere questa biglia. Certo. In questo tiro, te lì dove la faresti battere? Allora, in questo caso ci vuole una battuta dall'alto. Ecco, la battuta vediamola dall'alto, allora se... così vediamo. Ecco, mettilo preciso proprio davanti. Lì. Esatto, in questo punto qui. Questo è il terzo punto, quindi si è detto che è un 10. È un 10. Metti il dito sull'8. Allora, l'8 abbiamo detto davanti. Che è qui davanti. Bravo. Esatto. Sopra non si va mai. Quindi prima dell'8 non c'è niente. Non ci servirà mai tirare una palla forte prima dell'8. Se no stiamo tirando un tiro sbagliato. 10, 12 e via. Di 2 in 2 fino 16, al fondo. Certo. Sempre, mi raccomando, davanti. Quindi, allora, in questo caso noi si sceglie un 10, siamo d'accordo di scegliere il 10. Vabbè? Ora si viene sulla palla battente. Sì. Famoso di imposta su questo tiro a occhio. Dice, ma io l'occhio non importa. Sì, l'ho sentito dire anche da... Cosa vuol dire occhio? Impostarsi ad occhio. Mi imposto ad occhio, secondo me, ecco, questa impostazione va bene. Il 10 lo metto a occhio, mi metto occhio, io occhio, tirerei lì. Tireresti qui in questo caso? Sì. Perfetto. La stecca. Perfetto. Ci vuole ora un'inquadratura dall'alto. Sì, ecco. Qui c'è la numerazione della sponda lunga, come prima, che prima avevamo lo 0 qui. Questa volta la numerazione è regolare, cioè tipo 1, 2, 3. Strana. 1, 2, 4, 7. Sì. Cioè questo è importantissimo, se si sbaglia questo. Qui, bisogna scriverci. Infatti io uno, ho detto, due, ho quattro, invitato i nostri amici già dalla scorsa settimana, carta e penna, perché